perfetto. Oh, oh, porca la miseria, occupa. Può lasciare il piede, non è una fetta di prosciutto. Quanto è bello questo tizio. Sì, a parte fare così per dire io so potente, so forte, super resistente, manco fossi Jumbo. C'è pure scritto in alcune parti caution, per dire ma meglio se ti stai alla larga, che se no li ricevi. Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un'altra demo, Resident Evil 3, il remake ovviamente del videogioco, quello diciamo così originale del 99, appunto come possiamo leggere in basso. L'epidemia si è diffusa a una velocità impressionante, le strade sono invase dai cadaveri. Jill sta cercando disperatamente di fuggire dalla città. Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire e, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. La voce di lei, di Jill, è di Deborah Magnati. Ok, abbiamo un coltello e una pistola. Nemmeno la sua mi ricordo, quella del comandante. Non mi ricordo di chi è. Ok, è Terminator. Ma 3 aprile 2020. Ma quello è Alien. No, è Terminator. Sembra la fusione tra Alien e Terminator. Non sarà facile sconfiggere un essere del genere. Buongiorno. Vabbè, non voglio perdere altro tempo, perché ho come il presentimento che... Ah, oh, ecco un altro. Ci sono loro e due. Ma cosa se fossero delle star? Ho come il presentimento che... Come alla versione... Come alla demo di Resident Evil 2, che ho provato, dove stava anche il doppiatore di Trunks. Jill, sono ancora io. Già uscito. Mm. Ci sono quasi. Ho come il presentimento che anche questa durerà tipo mezz'ora al massimo. Quindi dove si arriva, lì ci si ferma. Guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Questa cassa mi pare che si poteva rompere col coltello, vero? Ok, si può fare. Lo ricordavo bene. Oh, sarà uno dei collezionabili, se non sbaglio. Ok, ci sono robe scritte, una tazza di caffè. Aspetta, inventario. Ah, ok. Combina con questa. Questo non si può combinare con questo. Ok, miscela. E se non sbaglio, con questo non si può fare. E infatti, perché sono due piante diverse. Va bene. Ok, stiamo andando alla grande. Vabbè, mi ricordo comunque dalla demo
di Resident Evil 2, far ripartire il treno. Il remake. I primi zombie. Sta fermo. Oh cavolo, ho sbagliato la mira. Perfetto, non incominciamo per niente bene in realtà, eh. Mo te lo dico. Sta giù, bello. No! Deve essere veloce però. Oh, dei colpi. Là c'è un'ombra non molto in vita. Si vede il sangue, dovremmo scivolare qui. C'è del sangue. Ecco qui. Ne so due. Sarà meglio allontanarsi. Teniamo le distanze. Fang. Devo tenere da... No, questo è ancora vivo. Fangala. Ah, da dove? Mi sto cagando sotto. Aiuto. Schivate con R1. Tutti questi zombie non promettono niente di buono. Ah, rompi. Prendi. Carlo, oh, mi sto cagando sotto. Sto sentito uno zombie da dietro. È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Comunque. Quindi forse è il vicolo in fiamme. Forse. No, tipo come che bella faccina sorridente che stava lì. Ma sono battute da fare in questi momenti? Qua scommetto che serve... Vabbè, per il momento non posso farci niente. Vabbè, quello è uno zombie che ha imparato a fare parkour, però è caduto di musso per terra. Di musso. Di faccia per terra, insomma. Aiuto? Ah! Oh! Corri! Ho schivato uno, ma ne ho preso un altro, via! Via, corri dentro! Fuce! E non c'entro niente, non entrate, per favore. E non c'entro niente, non era la regola d'arte. Oh oh. Ehi, sacchi di sabbia! Guardate che un bel di dietro, eh! Ad ogni modo, è la doppiatrice che ha doppiato, per l'appunto, un aspirapolvere. Non è che ha doppiato l'aspirapolvere, però praticamente ha doppiato C18. Ah, Momo! A My Hero Academia. Adesso abbiamo lo spazio appunto per la tronchise. Questa, non lo so se posso combinarla con questa. Ah, ok. Sarà una medicina più potente. Insomma, avrà più effetto. Cioè, diciamo, un effetto immediato perché abbiamo miscelato un bel po' di roba. Che così sembra strano, potrebbe essere un doppio senso. Ah! Aiuto, esplodo! Ah! Ecco. Imbecilli! Ah! Andiamo avanti. Abbiamo un problema! Wow! Mi sono cagato addosso! Quello? Sto cagando troppo addosso, l'animaccia, mi lasci il piede, esci fuori. Ah, e beh, adesso sei caduto, devi per forza prendermi il piede. Però io posso risparmiare i colpi. Olle! Intelligente, eh? Wow! Granata! Mo vi faccio esplodere tutti, La usiamo, in modo che ritorniamo normali. So che potrebbe essere stata un po'... uno spreco, però... Qui è dove fanno l'interrogatorio, vero? Ah, fucile a pompa, eh? Usa. Come combina? In che senso combina, scusa? Ho letto male, oppure veramente c'era scritto combina? Ad ogni modo, adesso ce l'abbiamo qui. Sono ben 4 colpi. C'è un ombre... No, ce ne sono 2. Oh! Forte, sto fucile. Oh oh. Madonna, no, proprio hanno deciso di farmi cacare so. Lo vuoi lasciare il piede? Non è una fetta di prosciutto. Vieni. Ah, disgraziato delinquente. Ma perché stanno...
Stanno dei numeri segnati qui. 918. Possibile che sia una password? Ma vabbè. Affanga. Questo Aldi, ma che è? Non è morto. E vabbè. Affanga. Ok, 0 colpi del fucile a pompa. Dovrò prendere questo. Buongiorno, deve restare lì. Carino. Mi fa entrare? Vabbè, è occupato. Io come faccio ad entrare? Scusa. Come faccio ad entrare? No, non scherziamo. Io veramente sto dicendo sul serio. Non posso entrare perché sta uno zombie che sbatte la porta. Dobbiamo uscire. Magari si calma. Sto disgraziato. Può darsi una calmata? Oh, e... Stia fermo, imbecille. Io veramente vi giuro non so come entrare in questa porta, eh. Ma io sono entrato qui. Ah, vedete? Meno male che non l'ho lasciata. Wow. Oh! Oh, no, ma le avevo sparato. No, la sto per dire la parola, vi giuro. Oh, e avete rotto. Tutti morti? Allora, facciamo una cosa. Scarta. Prendi i colpi. Oh, e non mi chiudo la porta in faccia. Questi devono essere gli uffici della metro. Ah, fricavate ciambelle, senza il mio consenso. Assenza. Sti golosoni, se volete ottenere tutto per loro. Vabbè, torniamo indietro. Sono diventato romano. O speriamo che questo qui. No, è inutile, questo continua a fare. Quanto lo odio questo qui. Potrei entrare, per l'amor di Dio. Cioè, come faccio a passare questa parte? Io ho detto, non vorrei sbagliarmi, ma qua mi sa tanto che il massimo è mezz'ora. Una volta arrivata a mezz'ora, qua finisce tutta la pacchia, eh. Dove era quella parte là? No, io volevo andare dall'estintore. Oh, oh, porca la miseria. No, no. E vabbè. Ah, sono morto, perfetto. Ma mi sono ficcato in un vicolo cieco. Da dove dovevo passare? Dovevo svolazzare. Aspetta un attimo, ma io adesso vuol dire che c'ho tutta la vita. Non è vero. Sì, sarebbe stato troppo bello. È diventato un clicker. Aiuto. Oh. Ah, sali. Cioè, che sali? Vai. Wow. Becca di questo. Vattene via. Ah. E questo è l'estintore, via. Via. Scappa, usa. Usa. Oh, com'è. Coso là, per il mal da panza, per il bruciore di stomaco, vai. Sono cagato addosso. Fila via, che cosa, li punti in faccia con la roba. Grazie per aver giocato, ma grazie per i jumpscare. Fantastico, mi sono scordato di inserire il microfono. Vabbè, perlomeno stava il volume della facecam. Come dire, meglio di niente, però mi sento di friggere. E come a seconda hanno fatto vedere all'ultimo, stanno facendo vedere dopo la demo, il trailer. Stanno per entrare. Chi ti conosce? Questo mi ricorda un personaggio che stava insieme a una bambina cinese, però a Resident Evil 2. Di nuovo lui sta. Ah no, ma che cacchio dico, questo. Ah no, questo è il terzo, sì. Ma è riuscito a sopravvivere quello. A Resident Evil 2 stava messo malissimo. Ci vedremo con
The Last of Us parte 2, speriamo che non lo rimandano, anche se con questo coronavirus ci sarà da aspettarselo, come questo presentimento. Fatto sta che sono riuscito a morire una volta da questo omone, cioè io ve l'avevo detto, statemi alla larga perché sennò io ve meno. Io spero che questa demo vi sia piaciuta, se così è stato mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non ancora fatto, le cuffie intanto che si incastrano ovunque, e ci vediamo magari con una prossima demo, non so con quale, ma magari.